Buonasera a tutti amici di MMA Lunch, eccoci in un orario un po' diverso dal solito, ma essendo festa, MMA aperitivo. MMA aperitivo oggi, dai. Comunque, io sono Roberto Pulito, io sono Augusto Virelli e siamo qua, come al solito, per parlare di MMA. Dunque, una cosa su cui vorremmo spendere subito due parole è parlare di Venator FC, l'evento che ha avuto luogo a Montecatini Terme lo scorso weekend. Sì, evento ben fornito, ben nutrito, abbiamo visto Si sono viste tanti ragazzi giovani in sì, e a gabbia. mio avviso anche qualche buon Sì, qualche prospect. buon prospect sicuramente. C'è da lavorare, ma c'è sicuramente il materiale, del buonissimo materiale su cui lavorare. Sì, l'unica cosa di cui mi rammarico è che vorrei vedere più pubblico in questi eventi perché è Sì. uno sport che se lo merita, l'Italia sta crescendo, il movimento sta crescendo e a tutti gli ascoltatori chiedo questo, se ne avete la possibilità andate a vedere questi eventi dal vivo perché serve per far crescere. Esatto, non vedere con tutto rispetto poi per la card di altissimo livello. Io capisco i problemi pandemici e tutto quanto, però vedere, come dire, uno spazio così piccolo per un evento del genere è stato un po' triste. Sì, ti fa piangere il cuore, ti fa Sì. piangere il cuore perché l'organizzazione c'era e sono No, stati. organizzazione di altissimo livello e un buonissimo livello, tra l'altro, di match. Sì, Sì. guarda, da appassionato mi è piaciuto, sono proprio contento di essere stato lì. Anzi, facciamo una cosa, per farvi godere anche a voi un pochino di quello che abbiamo vissuto, vi faccio vedere una piccola clip che ci ha preparato il nostro regista. A voi la visione. Direttore, noi siamo qua all'albergo, mi sa che la prossima volta ci dai una mano. Chissà se tornavo. Siamo qui, siamo arrivati, siamo in attesa del main event, sarà una pausa. Porto gabbia, direttore, porto gabbia. Ci siamo signori. Noi siamo qui vicini. Augusto, fai saltare la telecamera. Siamo carichi ragazzi. Round 10-9 Scolieri per me, 10-9 di Deo per Robbo, si chiude con un afferramento da parte dei Scolieri. Andiamo a vedere il secondo. Di Deo però molto più pesante nei colpi, sì, il secondo potrebbe essere quello di svolta. Giacomo Santoro!
era Santoro. Come vi dicevo, la clip un po' ha parlato da sé. Robbo, eri il ritratto della felicità in quell'ultima inquadratura. Ah, è il ritratto della felicità. Santoro ha vinto. Ha vinto e ha convinto contro Angulo, che avevamo detto non si era comportato, sempre di parere personalissimo, non si era comportato così bene a fine del match. Sì, aveva fatto un po' di spettacolo, un po' troppo... Un po' troppo marcato, però. Sì, qualche parola un po' troppo fuori posto. Cioè, comunque ricordati sempre che ti sta ospitando l'Italia. Cioè, se tu poi dici io stacco la testa agli italiani, e agli italiani, infatti, si è sentito perché è stato fischiatissimo. Sono fischiatissimo e... Nonostante questo, devo dire, Angulo ha fatto un buon match. Non ha... Allora, come si dice, ha subito tantissimo la lotta di Santoro. Madonna, Santoro. Il pressing comunque... di Santoro comunque di altissimo livello. Sì, Lungmun sì. Lungmun continua a sfornare questi lottatori, questi liberisti, con ne è anche testimonianza De Luca, come stavamo dicendo prima. Tra l'altro, credo sinceramente che De Luca abbia delle possibilità di fare un grossissimo salto di qualità, perché è giovane. È dimostrato una libera pazzesca, mostruosa, velocissima, pazzesca, violenta. Ragazzo, Picherri. Anche Picherri, ottimo atleta. Ottimo giovanissimo. Ha mangiato una ginocchiata in faccia come se niente fosse. Là. Al limite dell'illegalità, si vedeva che. Tra l'altro, lo stop l'ha anche gli è andato anche contro. Sì. Perché era riuscito a portarlo a terra e stava facendo postura per scaricare il ground and pound. Sì, sì, invece sì. Lo stop dell'arbitro l'ha fatto ricominciare in piedi e là De Luca è riuscito a reimpostare tutta la sua lotta. Ma infatti questo è un altro errore secondo me arbitrale, perché è sempre il mio parere, come nel jiu-jitsu, quando si interrompe un'azione del genere bisognerebbe far ripartire nella posizione di stop. Non vedo perché. Non so cosa preveda il regolamento riguardo agli stop medici, onestamente. Neanche io, sinceramente, però in questo frangente secondo me c'è stato un errore. Perché appunto. Sì. Cioè, sicuramente è una situazione che non ha fatto il gioco di Picherri. Perché si era guadagnato quel double leg. Sì, Picherri, che poi tra l'altro era anche quello che era stato colpito da questa ginocchiata illegale. Per cui, sì. Cioè, oltre che il danno, la beffa, no? Però vabbè, non siamo qui a commentare questo, sono sempre decisioni arbitrali, per cui non voglio assolutamente metterci bocca. Poco si può dire. Un altro match che non mi è più assolutamente dispiaciuto è quello di Deo. Di Deo. Contro Scoliandro. Contro Scoliandro, bel match di Deo, mani pesanti, bella scazzottata fra due grappler sulla carta, però come... Come spesso succede quando due grappler, due lottatori si incontrano, preferiscono prendersi a cazzotti. E infatti così è stato, si sono rispettati molto, perché comunque credo che Dideo abbia avuto più di un'occasione per metterlo giù, sì, ma da quello un grande pound importante, ma da quello che dicevano si conoscono e una decisione che ci sta. Comunque alla fine in piedi non si sono risparmiati, no, per anzi niente. No. Cioè... Anzi, Dideo forse è stato l'unico che ha messo delle buone ginocchiate da un clinch di Muay Thai. Delle buonissime ginocchiate da un clinch Muay Thai, come l'abbiamo visto in clinch. E il suo avversario invece ha colpito benissimo col montante dalla distanza. Sì. E match molto divertente, che però Dideo alla fine si è giudicato, secondo me, giustamente. Quindi ultime parole da dedicare alla nostra connazionale romana Nicole Disegni, TKO al secondo round. Sì, contro una Fusini comunque molto mobile, un buono striking, non abbastanza potente però da mettere in difficoltà la Disegni. Fusini che sulla carta era sicuramente più debole di Nicole, sì. Ma che comunque si è dimostrato un avversario temibile. L'ha impensierita con il pugilato, la Disegni è stata costretta ad accorciare la distanza, cercare il clinch. E poi si è dimostrata nella lotta sia in piedi sia a terra estremamente superiore. Sì, a livello decisamente superiore. Poi c'è da dire sempre questo, come stavamo parlando tra di noi, mi sono reso conto che il jiu-jitsu degli atleti nostrani è un po' indietro, ma questo perché? Perché progredire nel jiu-jitsu richiede tempo, la meccanizzazione di quei movimenti è più lunga rispetto
alla meccanizzazione di movimenti di striking o di lotta libera, e sicuramente c'è da lavorare, perché c'è troppo dislivello tra uno e l'altro. Cioè, parliamo di rubber, la lotta libera mostruosa, double leg, single leg fenomenali, anche Fabio Ciolli, no, il ragazzetto sempre dell'Home Moon, e De Luca. De Luca ha dimostrato una lotta libera pazzesca. Però poi, e questo rimane un mio parere, non deve essere un insulto, ci sono stati tantissimi momenti in cui avrebbero potuto portare a casa il match finalizzando o comunque impensierendo l'avversario sul piano del jiu-jitsu, cosa che non è stata fatta. Hanno preferito stabilizzare di più la posizione. Spesso ho visto momenti in cui avrebbero dovuto scaricare un grande impound importante e non è successo. Ciao Nike. Grande Nike. Ciao Thomas Munzer. Ciao a tutti. E quindi questo, certo non è una cosa che deve farci impensierire, però sicuramente c'è da lavorare e c'è da macinare, perché poi... Ricordiamo comunque che se volete recuperare l'evento è disponibile sul canale YouTube di Venator, e se lo mandano in diretta sul canale YouTube di Venator, e niente. C'è tutto l'evento disponibile. Mi permetto di prendere un attimo del tempo e ricordare a tutti i nostri ascoltatori che se volete regalarci una subscribe sarebbe cosa gradita. Cosa buona e giusta, come direbbe qualcuno. Cosa buona e giusta, fateci crescere, fateci mangiare. Cosa del pane e dei pesci. Sì, dateci soldi, come dico sempre. Ma ora veniamo a noi. Evento UFC di sabato notte, al momento una delle card migliori dell'anno. Mamma mia, card mostruosa. Atleti. Mi rendo conto che lo stiamo dicendo un po' troppo spesso, sì, questa cosa, però a livello UFC, purtroppo, per fortuna continua a salire. Ci fa... questa è un'altra cosa che non ce ne vogliono i nostri atleti, ma poi vedere gli atleti UFC in azione è sempre sconvolgente, perché cioè, si parla di un... Di alcuni tecnicismi, di un livello veramente imbarazzante, la potenza dei colpi, la purezza tecnica in tutte le discipline, la difesa del takedown, la gestione degli spazi, ma di che stiamo parlando? L'UFC è al momento proprio l'Olimpo di questi combattenti. Sì, sì, tanti bei match, tante belle sorprese anche nella card preliminare, tanti errori, soprattutto nella card preliminare. Non so se hai visto Dos Santos contro Saint-Denis. Match brutale che Dos Santos ha usato come sacco Saint-Denis durante il secondo. Dos Santos Junior? No, lui. Ah. Zaleski Dos Santos. Ah no, me lo sono perso. Ha macellato Saint-Denis e l'arbitro non ha fermato l'incontro. Ah, quindi come so chi era, Erdin? No, era un russo, Kirillov mi pare si chiami. Non credo che lo vedremo più arbitrare il match. Duraev ha esordito in maniera molto convincente contro Copley, no? E ricordiamo, Duraev doveva essere la persona del nostro Alessio. Come l'hai visto questo Duraev? Molto mobile, ottimo pugilato, buonissima lotta, tanto cardio, veramente da tenere sotto controllo, oltre ad essere molto grosso per un peso medio. E questa è una cosa importante. Sì, sì. Dici che taglia tanto peso? No, credo dagli tagli tanto peso, le ha aiutato anche, e non credo sia altissimo. Penso sia 1,80 m, sia 1,80 m, non di più, molto. Perché per essere un medio comunque non è altissimo, effettivamente. Esatto. Però ha un record quasi immacolato. 8-5-11, no? Dovrebbe essere 1,85 m. 15-3, no, atleta interessante, Buon stavo momento. Leggendo win streak 9-0 per win streak adesso. 9-0, ha lottato l'altro amico di Khabib, Zubaira Tukukov, anche lui si è imposto con una decisione unanime. La Yandy Robba, mia pupilla, ha perso contro la Ribas. Però ho letto che match, sì, non probabilmente un match un po' pilotato, okay. Mettiamolo così. Non la diciamo, Yandy Robba ha messo giù la Ribas al primo round. Non lo so, decisione rivedibile, almeno secondo me, mettiamola così. Vogliamo il VAR. Apriamo il VAR. Vabbè, ma veniamo alla card principale. Allora, apre
un buon match dei massimi leggeri fra Ankalev e Osmeyer. Match di altissimo spessore tecnico. Altissimo livello tecnico da parte di entrambi, e qui però il russo ha avuto la meglio, ma alla fine ha messo più colpi, nonostante Osmeyer ha probabilmente messo quelli più pesanti. Beh, Osmeyer comunque, lo ricordiamo, è un atleta dalle mani veramente pesanti, per cui combattere contro di lui è sempre molto scomodo. È un lancio della monetina, perché se lui riesce a mettere il colpo giusto al momento giusto, il knockdown o il KO è proprio dietro l'angolo. Sì, arriva. È stato un buon match tecnico, molto divertente. Comunque anche Magomed non è che ha le mani così leggere. No, stiamo parlando comunque di big boys. 93 kg al peso. Magomed, che se non sbaglio, ci fu quell'incontro con Kutelaba, ci fu quello stop particolare dell'arbitro, ti ricordi? Sì. Con Kutelaba che fece finta di barcollare, l'arbitro invece pensò stesse barcollando davvero. Però poi ci fu il rematch aggiudicato a Magomed. Sì, per decisioni, non mi ricordo se per decisioni unanime. Split. Credo sia stato unanime. No. Adesso andiamo a controllare per non dire le sciocchezze. Però ecco, comunque... di buono questo match. Kutelaba no, addirittura per KO. KO addirittura, non me lo ricordavo mica. Poi ce lo andiamo a vedere casomai. Sì, poi cercheremo una clip. Cerchiamo una clip. Che dire, questo match ci è servito per far capire che secondo me ha ricordato al pubblico che considerando che sono scusa un attimo, perché Gianluca Pulito ci chiede, considerando che sono tutti pro, quanta differenza c'è fra Venatore e Fucce? Guarda, questa Giallo è una domanda un po' scomoda. No, non facciamo allegoria col pallone, Giallo. Guarda, secondo me c'è tantissimo da lavorare ancora, però c'è la volontà. Allora, esatto, questa è una cosa che dobbiamo sottolineare. Tutti i fighter che abbiamo visto dal vivo si sono presentati con una condizione fisica buonissima, un buon cardio. Da professionisti, veramente professionisti. Si sono dimostrati degli ottimi professionisti. C'è da dire... tutti quanti i 15 minuti comunque di gabbia senza alcun problema. Il problema, io mi prendo la responsabilità di quello che dirò, è che l'UFC, ragazzi, è l'Olimpo di come ho detto prima, è l'Olimpo di questi combattenti. Chi arriva in UFC è a un livello superiore. L'UFC è sicuramente è il livello superiore, ma la questione è sempre la stessa. Qua manca una cultura rispetto a questo tipo di, questo tipo di disciplina. Finché non ci sarà un movimento, tra virgolette, un movimento che leghi tutto, cioè... Ma organizzare che... per andare a fare camp fuori, conoscere, esatto. Far venire atleti nostrani, far venire atleti dall'estero, organizzare camp importanti, ma è anche banalmente basterebbe anche andare a combattere all'estero. Ma c'è anche un'altra cosa che vorrei sottolineare, che purtroppo è un po' una cosa un po' bruttina da vedere e da dire, è che si sente ancora molto attrito tra i vari team italiani. Sì, vero. E questa cosa purtroppo va a minare le possibilità dei ragazzi. Sì, già gli sparring partner sono difficili da trovare. Sono merce rara. Se poi si va a creare questo attrito tra le palestre, gli sparring partner già pochi vengono ridotti, preparare un match comincia a essere quasi impossibile. Sì, più che altro perché se ti alleni sempre con le stesse 4-5 persone. Esatto. Non, ti portavo l'esempio l'altro giorno in macchina, mentre tornavamo dall'evento e parlavamo. Se si entra in una palestra importante americana, l'American Top Team per esempio, tu entri e c'è una quantità di gente sul tatami a fare sparring. Sì. Che mette paura in tutte le discipline. Esatto, tra dilettanti, però è molto più facile per un americano preparare un match. Se io, Roberto Pulito, atleta dei 94 kg, dovessi preparare un match qua in Italia, quanti sparring partner avrei? Pochi, probabilmente. Pochissimi. Là, John Jones, adesso sto facendo un paragone che proprio non c'entra nulla perché stiamo parlando di un mostro sacro, però John Jones, atleta di 94 kg, se ha bisogno di preparare un match, di sparring partner ne trova una marea. E noi invece no, quindi la difficoltà è proprio questa.
Comunque, tornando, però, tornando sì, quindi a noi, Giallo, diciamo, per risponderti, la differenza secondo me purtroppo c'è e ce n'è tanta ancora. Però quantomeno c'è, pare che ci sia voglia, sì, 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 la da parte dei ragazzi di fare questo sport. E di prospect ne abbiamo tanti, l'abbiamo già detto, basta semplicemente metterci un po' più la testa, ma non da parte dei lottatori, anche da parte dei follower. Questo sport, se, finché rimane uno sport di nicchia, non esploderà mai come dovrebbe, purtroppo. Basti pensare che il pugilato, dico questo e poi chiudiamo, andiamo avanti, il pugilato, che in Italia è uno sport abbastanza seguito rispetto all'MMA, i pugili nostrani non vivono del pugilato e basta, e già questo, esatto, dovrebbe farci pensare. Penso solo Vianello riesca, cioè Vianello e pochi altri riesca a vivere. Sì, o anche a suo tempo il buon Clemente Russo, che comunque ha avuto un buon impatto mediatico, lui è riuscito a fare della... Non mi avete parlato di Russo, se no chiudiamo la trasmissione, roba. Per favore. Va bene. Comunque andiamo avanti, perché c'è da commentare il match di un certo Chimaev. Vogliamo chiamarlo match? Che è stato un... ho paura di dire questa parola su Twitch, quindi forse non la dirò, però è stato un match, no, dire a senso unico è riduttivo. Ma è stato semplicemente... sembrava... hai mai visto quei video di Michael Jordan che gioca uno contro uno con... che gioca uno contro uno contro la gente che paga per giocare contro lui uno contro uno, sì, e li scherza proprio. Sì, sì, sì. È stata una cosa del genere. Poi, completamente allora, scherzato. Facciamo un attimo un piccolo cappello introduttivo su sto ragazzo, perché stiamo parlando di un giovane. Stiamo parlando che uno negli ultimi 4 match ha preso un totale di 5 colpi. 2. Io ho letto 5. Vabbè, comunque anche se fosse stato 5 è una cosa mostruosa. 2 ancora di più. Stiamo parlando di un ragazzo che entra dentro la gabbia. Tira double leg fotonici. Tira un double leg fotonico a cui in questo momento non è riuscito a resistere nessuno. No, tra l'altro Jing Liang, atleta rozzo tra virgolette tecnicamente, però... Forte. Forte, 1, 2. Potente. Potente, 3, pesante. Giù, pesante, ha messo giù... mani di ferro. Ponzinibbio, che comunque era un atleta che era lanciatissimo, in cui l'UFC credeva molto. Sì, sì, un atleta argentino, mani, pure lui mani pesanti. Per cui stiamo parlando dell'atleta random, pedino o random, che gli è stato messo davanti, cioè, per fare score. Il classico atleta che va contro Sugar O'Malley. Esatto. Ops, non si possono dire queste cose, oh no. L'abbiamo detto. Oh. E adesso avremo tutti i fan di tutti, tutti i fanboy, i fanboy Madre, sicuramente sì, erano i fanboy di Conor McGregor. adesso sono i fanboy di Sugar O'Malley. Ma sai che non ho più visto quello che sembra il figlio di Ben Askren. C'è stato un pischello che sembra il figlio di Ben Askren, che era lanciatissimo, sembrava. Stava andando poi abbastanza bene, non poi so ha preso due batosse di fila e boh. Non lo so, sinceramente non si lo sa, so. Non si sa, non è da lo saperlo. Comunque, regia, allora, perché non ci manda un po' la clip di Khamzat? Aspetta, dovrei avercelo qua. No, questo. No, questo. Eccola qua. Allora, la commentiamo al volo insieme, anche se ve la mandiamo, ma non ci sarà tanto da... Non è che c'è tanto da commentare. Da commentare, perché... Manda un po' avanti, Rob. Ah, un salutino dalla nostra Octagon Girl, ci vuole sempre. Ah, citazione inaspettata. Allora, guardate, facciamo il countdown di quello che sta per succedere. 3, 2, 1. Eccolo. Prende la gamba, lo solleva. E da qua, ragazzi, dire che il cinese è già... Ah, scusa, voglio piccola cosa, mentre portava il cinese a spasso per l'ottagono, per la capire, cioè, vedete una nuova angolazione, esatto, Chimaev è riuscito a parlare con Dana White dicendogli... Non solo è riuscito, hai visto quando stava fermo in aria così? Sì, sì. Stava aspettando che White togliesse la faccia dalla... White ha detto, ehi, tira giù il telefono, sono tornato, bitch, I'm back, bitch. E qua, ragazzi, è stato un massacro. Anzi, un massacro, no? Anzi, che il cinese è riuscito, ha provato a fare, non lo so, qualcosa a rendergli un meno difficile. Però non... Robrea è enorme, sì. Infatti questo è un pochino il problema che potrebbe avere Chimaev in futuro. Non adesso, perché è ancora giovane.
Però, oh, bello Robbo. È un welter gigantesco. Per tutti gli appassionati che sono qua, ricordiamo che Robbo è la cintura viola più bella, più forte. Però adesso, ragazzi, adesso sarà a voi poter giudicare questa cosa. Perché anche se Robbo magari non lo vorrà, noi abbiamo una foto che potrebbe confermare questa cosa. Più tardi la manderemo. Sì, Nike non è, in questo momento non è stato una volta. Ah, ecco, è stata già mandata la foto. Si è già mandata. Robbo è quello al centro tra i due. Abbiamo fatto una scaletta, non me ne ero accorto. Sì. C'è una nostra, un nostro zoom in regia. Deve guardare veramente. ho scelto questa foto perché in questa foto sono palesemente più bello io. Dice. Secondo me manco in questa foto. Però diamo a onor del vero, avevamo appena finito un open mat molto duro e sì, come potete vedere siamo un po' segnati. Sì, in cui io sono stato bullizzato più e più volte. Roberto pure è stato bullizzato. Io sono stato bullizzato malvagiamente da una cintura nera che, se ci vedrà, lo saluto, Fabio Petitto, una cintura nera molto forte che ha fatto di me ciò che voleva. Come giusto che sia. Come giusto che sia. Mi avete anche gonfiato sotto l'occhio, dice Roberto. L'ho fatta apposta, Robby, quella... Quei pizzicotti che ti davano nella, esatto, foto. Quando ti ho dato quel bacio e poi ho succhiato lo zigomo, in realtà era per farti venire un video, non perché ti volevo consolare. Pensavo gli avessi succhiato l'anima. O tipo la palla di Space Jam. Che bravo, volevo levargli i poteri. Dalla cintura. Comunque, volevo dire una cosa importante. Continua, intanto finiamo di vedere la clip. Tanto... Ah sì, finiamo di vedere la clip, perché il cinese ha fatto quello che fanno i cinesi, ovvero non voglio marchiare, non voglio perdere il mio onore. Il cinese si può dire, mi ho detto... E qua, sì, piuttosto che tappare... È stato messo a dormire. Si è fatto mettere a nanna, io... Apprezzo molto. Kamzat si porta a casa la performance of the night. Ma se lo merita. Direi. Se lo merita, sei un animale. Qua è... Ventinaturale. Ciao ragazzi, sono tornato. Io ovviamente ho scoperto io questo ventinaturale dopo che sono passato una serata intera a impazzire bevendo tè. Ventinaturale, maledetto. Un tè molto forte. Guardate il terrore negli occhi. Ah, sì, guarda, qua questo possiamo, eccolo, capire che qua è passato il braccio. Qua Yang sapeva benissimo quello a cui andava incontro e decide: no, vabbè, tanto sto per svenire. Perché arrendermi se posso essere messo a nanna e non perdere l'onore? questo se gli davi probabilmente un... Meno male che ha provato a metterlo a dormire e non a spezzargli il braccio. Ma questo potrebbe essere tranquillamente... Ecco, vedi? Il lupo ceceno che ulula. The Borg. Comunque... The Borg. Vorrei dire un paio di cose ancora su Chimaev, perché è interessante quello che si prospetta davanti a lui. Perché, allora, gli hanno chi dato... Chi ha chiesto? Allora, non so se lui in realtà ha chiesto, nessuno ha chiesto della top 5. No, lui ha fatto un nome. Ha fatto un nome. Me lo sono perso, che nome ha fatto? Ha fatto il nome di Marty. Ha fatto il nome di Marty. Camaro. No, vabbè, sì, ma adesso... Vabbè, come prima, naturalmente. È giusto, poi è giusto farlo, però... Però giustamente ne ha fatto anche un altro, che è quello che ti dicevo già in macchina. Wonderboy? No. Durigno? No. Nate. Signori, allora, un money fight per Kamzat. Un fight che non credo che Nate accetterà, anche se Nate è un coraggioso, quindi... Nate è un pazzo furioso. Nate è un pazzo furioso, è un coraggioso, però sta con l'ultimo match sul suo contratto. Non so se avrà voglia di ritirarsi sapendo che probabilmente... Credo che andrà in PFL o in Bellator ritirarsi dall'UFC. Fasse un po' di submission underground, qualcosa del genere. Submission underground lui potrebbe fare tranquillamente benissimo, perché è una cintura nera importante. Lui è alla Bravo? No, lui è della Gracie. È un Gracie, non mi ricordo se è una Gracie Barra o una Gracie Academy. Comunque è dalla Gracie. Qual è la differenza tra Gracie Barra e Gracie Academy? La Gracie Barra dovrebbe... Qua può venirci in aiuto Roberto, il nostro amico Robbo.
Credo che la Gresi Barra sia patrocinata da Rumuro Barral. Ok. È come se fosse una divisione, però adesso non so se ho detto una cretinata oppure no. Però comunque è una divisione della Gresi. Cioè fai parte della Gresi, ma non sei proprio, non sei proprio Gresi, diciamo. Gresi Barra, dove si allena il nostro portabandiera connazionale Super Marvin Vettori, sotto la direzione di Rumuro Barral, che ricordiamo essere uno dei più grandi grappler di sempre. Sì, di sempre. Non ha avuto buonissimi risultati, non è proprio il migliore, ma comunque ha annoverato tra i migliori. Fortissimo, fortissimo. Potrebbe fare di me e te insieme quello che lui vuole, ma senza proprio neanche sforzarsi più di tanto. Magari un sacco di gente a terra potrebbe fare di me quello che vuole, Rob. No, io mi spiace. Insieme. Ah, ok. Alla fine insieme facciamo comunque 140, no, di più. Quasi 200 kg di uomini. Di più di 200 kg. Lui, 220 kg dovevamo fare. Lui non gliene fregherebbe nulla lo stesso. Sì, sì, sono d'accordo. Allora, vabbè, che dire, se non mandare anche un altro meme che avevamo preparato. Ah sì, bellissimo, tra l'altro, questo se lo merita tutto. Forse è il più bello che mi hai fatto vedere riferito a quest'ultima card. No, clamoroso. Bellissimo. Andiamo avanti con il commento della card. Sì, io dico, voglio dire una cosa, lancio il sondaggio. Chi vedete come prossimo avversario di Chimaev? Io dico che secondo me Wonderboy potrebbe essere un avversario papabile. Quindi fateci sapere che ne pensate. Grande Tom. Allora, andando avanti nella card, c'è stato il ritorno di un'altra bestia, che non so altro come definirlo, un altro fenomeno del movimento in questo momento, il figlio di Khabib, come ci piace chiamarlo. Vogliamo dire prima due parole su questo, sull'altro scempio dei pesi massi. Ah, io vedi, questa cosa la volevo proprio, quasi che avrei preferito non parlarne. Sì. Che palle, ragazzi, si può dire in diretta questa cosa, che palle. Mi dispiace, però Volkov... Ventina naturale, di chi stai parlando? Di Chimaev? Sì, il buon puro Troll che ci segue sempre ha fatto una domanda. Ah, quella cosa, è veramente un bambino, il ragazzino. Ah, Asbullah, dici. Ah, Abdullah. Ha 19 anni, Abdullah. Asbullah, sì. 19 anni, purtroppo è affetto da una malattia, non mi ricordo il nome. Se è il tecnico, non ricordo nemmeno quelle cose. No, il tecnico. Sono osteopata, mica Gesù Cristo, come mi piace dire sempre. No, non mi ricordo il nome di quella malattia autoimmune, però lo porta a crescere in maniera completamente differente. Ma non crescere proprio. Sì, esattamente. Sì. Diciamo che penso si sia fermato là. Non è proprio un nanismo, siamo da quelle parti. Diciamo. Però grazie Venti Naturale per aver fatto questa domanda, perché ci le modo di saltare il tempo che avremmo dovuto dedicare a Volkov Tibura, ragazzi, che palle. Ah, Volkov Tibura, qual che è devi dire? Che... Quando metti... Madonna, sto per fare una citazione, ci sei? Quando metti una forza inarrestabile contro un oggetto inamovibile. Io ho visto più due veramente del muro contro muro, la guerra dei bisonti. Sì, guerra dei bisonti, due atleti giganteschi, perché Volkov stiamo parlando di due metri rotti, 1,98 m per Tibura. Grossi, pesanti, forti, lenti e soprattutto entrambi con un buon mento. Sono entrati subito in difficoltà di cardio, respirano tutti e due a bocca aperta, già a fine primo round, quindi sono stati tre match un po' noiosi. Poi naturalmente gli amanti e un po' i puristi dello striking ci potrebbero dire: ah, un match molto tecnico. No, sì, alto livello studiato. Di Pride, Volkov, ma Volkov non ha una dai che a me entusiasma, sinceramente. Una dai molto classica, molto leve chilometriche. Esatto, cioè. E va bene, nel senso, la natura ti ha avvantaggiato con tutta sta roba, saresti un coglione a non sfruttarlo. No, fa benissimo a sfruttarlo, però il risultato è stato che questo match è stato un match noioso. Esatto, cioè nel momento in cui fai un match soltanto tenendo la distanza, mettendo qualche calcio e non riuscendo poi
a infierire sul tuo avversario, boh, non un bello spettacolo secondo me. È come se fosse solo uno sparring leggero fra i due. Attenzione, Nike 90 ci viene in aiuto e ci dice che Abdullah è malato di osteomalacia, malattia meglio nota col nome di rachitismo. Wikipedia docet, quindi ci fidiamo di quello che dice Wikipedia, ci fidiamo di quello che dice Nike, grazie sempre Nike presente, che ci viene in soccorso. Ma yeah, Nike 90 è veramente l'anima del programma, si può dire. È il nerd che sa come smanettare il più velocemente possibile e andare in soccorso di quei due poveracci che sono lì e non sanno cosa dire. L'eroe che non ci meritiamo, quello di cui abbiamo bisogno. Vai con le citazioni. Ma che ne sapete voi, ragazzi? Andando avanti. Questo è un programma di veramente alto livello tecnico. Andando avanti, il figlio di Khabib. Il figlio di Khabib, c'è una foto bellissima di Khabib a bordo gabbia, così. Ops, scusate. Così, che gli sembra veramente che abbia quasi un joystick in mano a telepilotarlo. Allora, pure Islam non è che posso paragonarlo tranquillamente a quello che ha fatto Chimaev, perché ha fatto di Dan Hooker, che ricordiamo essere un grandissimo atleta. Cioè, selvaggio, sì, ha accettato il match in short notice. Allora, ha accettato il match in short notice, l'ha accettato a meno o comunque quasi a un mese di distanza rispetto alla sua ultima prestazione sempre nell'UFC. Ricordiamolo che da neozelandese. Pare neozelandese, però non me vorrei sbagliare. Il fatto è che a casa sua. Chissà se Nick 90 riuscirà. Io ti direi quasi australiano. Comunque, Dan Hooker non potrà tornare a casa per un bel po'. Eh sì. Perché le politiche anti-Covid nel suo paese sono tostissime. Eh sì. Per andiamo cui avanti, roba così. Avere accettato questo match gli ha garantito una buona borsa, ma gli ha anche garantito di stare lontano da casa per molto tempo. Ricordiamolo, gli ha lui garantito un bel drop nei ranking. Sì. Allora, che cosa Islam daghestano, per quanto mi riguarda, è una versione migliorata di Khabib. È sicuramente, cioè, non credo che in un ipotetico Olimpo possa risaltare in un futuro come Khabib, perché Khabib è il primo che ha fatto questa roba, però a livello tecnico però Khabib ha un record, uno score immacolato, e al momento conta il tempo che conta quella roba. Certo, no, io era solo per parlare, secondo me questo, ti do ragione, era solo per paragonare i due. Sì, sì. Cioè, a livello di striking ti dirò che gli è superiore indubbiamente Islam, più che superiore è più vario, cioè è più vario, più educato, più pulito, più tecnico. Pulito, nonostante poi il suo tipo di lotta, il suo tipo di proiezioni sia diverso rispetto a quello di Khabib. È comunque un mo elevato questo match in cui fa letteralmente il Khabib. è un wrestling mutato da sambo. È un wrestling adattato con tecniche di judo, tecniche di brazilian jiu-jitsu, tecniche di sambo. Vabbè, stiamo parlando quindi, come potete aver ben capito, di un lottatore di elite, di più. Cioè di un livello stratosferico. Un mostro. Un livello stratosferico. E adesso metto avanti perché ve lo voglio dimostrare. Vi spiegherò qua, già guarda di dentro fuori comunque. Hooker tenta distanza poi, tra l'altro, di non farsi schiacciare sulla gabbia, perché esatto, sa che il rischio è quello. Tenta col jab di tenerlo lontano. Adesso però guarda già come gestisce la distanza comunque contro Hooker, che è uno striker molto sofisticato. Sì, no, ma Hooker pure, diciamolo, ottimo striker, guardia destra. Ma adesso Islam sta semplicemente capendo. Ecco qua, è stato un razzo, come potete aver capito. Mette il gancio. E guarda le gambe dove stanno di Hooker. Hooker è questo. No, ma ragazzi, allora, questa posizione qua, Hooker, l'unica cosa che deve fare è tentare in tutti i modi di non farsi salire Islam in monta. Non ci riesce benissimo perché ha in questo momento una sorta di mezza guardia con un gancio che è quello della seduta o della butterfly. Ma non riesce ad attivare quel tipo di guardia, per cui si fa passare, adesso lo vedrete, Makachev cambia di ruota il suo bacino, fa un cambio base, passa in side control, e nel frattempo
già comincio a mettere tutti i presupposti per attaccare una Kimura. Cioè. Per cui nel momento in cui passerà, la Kimura già è quasi, quasi del tutto attaccata, deve solo chiuderla. E, ecco, e ricordiamo che comunque Hooker, quello che sta lì sotto, non è che è un... l'ultimo degli scemi, l'ultimo arrivato, è un fighter d'elite, non ha potuto niente. Qua la sensazione che mi dà è quella del... non saprei come dirvi, è quella di vorrei fare tanto ma non c'è. Allora vedete quello che vi dicevo, guardate, Kimura, inizia a mettere i presupposti per la Kimura, chiude qua, sta andando, non riesco a capire, eccolo qua, no, stava andando ad aprire le mani di Hooker. Nel momento in cui riesce a staccare la presa, ovvero adesso, la Kimura è già praticamente... deve solo passare o anche tirarla da là. Il passaggio avviene perché Hooker deve cominciare a difendere la Kimura, quindi nel momento in cui comincia a difendere questo attacco deve aprire necessariamente la guardia ed ecco a voi. Poi ricordiamoci che il tap è stato vocale. Qua c'è stato un grossissimo... sulla rete ci sono stati ho letto degli abomini, non voglio assolutamente stare qui a ripetere. Stop dell'arbitro sbagliato, non doveva... Hooker stava difendendo. No ragazzi, Hooker, il tap verbale è vale, un tap. Sempre. Quindi se io urlo... Si tap per la Kimura è stato super, dice Robrea. Quasi, quasi come le tue, Rob. quasi. No, il setup per la Kimura è stato super e poi... ma anche l'esecuzione in sé per sé è stata super. Qua, se Hooker non urla... si porta a casa la spalla e mezzo grado e o il gomito o la spalla ci devono. Una delle due. E poi ricordiamoci sempre che quando uno di questi due, una di queste due articolazioni... se il gomito si frattura o se la spalla si lussa... in questa posizione è un macello poi recuperare, perché stiamo parlando il gomito non è una lussazione ma è una frattura, quindi l'olecrano si va a rompere, ovvero l'ulna si va a rompere, l'olecrano è il becco dell'ulna che si va a articolare sul radio, scusate, sull'omero, e se si rompe quello succede un macello, non puoi essere, cioè deve essere saldato con delle placche, per cui a questi livelli si parla di almeno un anno e mezzo, quasi due di stop. Madonna. Almeno. Terribile. Quindi voglio dire a tutti quelli che hanno scritto quelle cacchiate sui social, Hooker si è arreso verbalmente, non ha battuto, ha urlato. E vale come se fosse un tap fisico. Certo. La gamba sulla testa di Hooker. Robby, ma... la passata è stata veramente brutale. Sì, sì, sì. Ma stiamo parlando a mio avviso, nella categoria dei leggeri non c'è lottatore che gli può stare appresso in questo momento. No, ma assolutamente. Io penso sia il futuro campione, adesso dobbiamo vedere solo come sarà l'evoluzione. Tocca vedere in quanto tempo, tocca vedere chi se prende adesso. Cioè, un po' oltre, c'è una richiesta da parte di Roma. Lo faccio solo per te, no. Olecrano. Forse dobbiamo ragionare sulla regia di comprarmi uno di quei microfoni con le orecchie. Potremmo fare i soldi, però devi dire pure se avessimo tutto il latex, per favore. un po' bugato, poi ti dico dove. Madonna. No, sì, comunque... ora finito a immaginare me stesso così. Penso voi a casa. Credo un futuro campione delle gerie a mani basse. C'è pure da dire che la situazione di Jerry è sempre un po' turbolenta dati i personaggi che la abitano. Io, beh, ce ne stanno di io credo sempre una cosa, non stuzzicare l'orso che dorme. McGregor continua a fare tweet. Non credo che voglia Islam. Con tutto il bene. Grande Andre, buona domenica a te. Bello Andre. E io non penso credo che voglia Islam, sinceramente. Ma allora, sappiamo tutti quello che vuole McGregor, sappiamo che probabilmente non riuscirà ad avere quello che vuole. Io ti dico che se poco continua così, Dana White si fa girare gli ingranaggi e gli mettono contro gli ingranaggi. Esatto. E gli mettono contro Islam a sto giro.
lo spacca e poi noi Greco ce lo scordiamo. Belli pure orari aperitivo, no? Grazie, no, solo, solo Rob è bello, io sono quello pelato fra i due. Beh, non vuol dire che mo pelato vuol dire brutto. Che è, ti stai offendendo te per me. Non ti svalutare! sì, io penso che la situazione adesso nei leggeri è questa. Oliveira contro The Diamond. Oliveira c'ha Poirier. Poi chi vince fra Gaethje e Chandler va contro chi vince fra Oliveira e Poirier. Fra Oliveira e Poirier dici addirittura? Eh sì, Gaethje e Chandler è nell'eliminatorio per il titolo. Però Chandler viene da una sconfitta. Non importa, Chandler però è un atleta molto amato, molto, molto in hype. Chandler sta lì in top divisione. Cioè, se io non vedo perché non dovresti avere una chance titolata a Gaethje se batte Chandler, e non vedo perché in un match tu non debba stare alla pari sotto questo punto di vista. Allora, io volevo riflettere, dunque, ipoteticamente parlando, pensiamo al match tra Chandler e Gaethje. È un match dove si pistano proprio come l'uva, perché poi lo sappiamo come interpreta i match Gaethje, ne prende tante e ne dà tante. Esatto. Chandler è un altro di quelli che comunque non si sottrae agli scambi. E bellissimo Aug, vedi? Il nostro pubblico femminile che è dalla tua parte. Io credo che chiunque esca vincitore dei due, almeno per 6 mesi, non potrà rientrare nello stato. Assolutamente, ma infatti mi sembra però che siano, per quando è impostato Oliveira Poirier? Dovrebbe essere gennaio. Però a poco di distanza. Potrei sbagliarmi perché adesso non me lo ricordo con precisione, ma infatti è questo quello che ti sto dicendo. Allora, Gaethje, io faccio questo pronostico, io vedo vincente Gaethje. Anche sì, perché mi piace pure, più di Chandler, per cui... No, pure io vedo vincente Gaethje. Gaethje combatte e vince, 6 mesi di stop. Poi ci sta Poirier contro Oliveira. Io vedo vincente Oliveira. Io pure. Su questo onestamente match. Onestamente pure io. Però anche lì sarà un match duro, perché comunque... Durissimo. Sappiamo che The Diamond... Dai, ha mani pesantissime, comunque è anche un buon jiu-jitsu Poirier. Un ottimo jiu-jitsu, la cintura nera. Non a livello di quello di Oliveira. La questione è che non è a livello di Oliveira. Nonostante questo, raga, noi scordiamo sempre che Oliveira ha mani super pesanti. Pesantissime. Lo so, Robby, che Chandler ha le mani pesanti, però si frappone a un mento che è di titanio, no? Di granito, perché Chandler... Oliveira ha jiu-jitsu stellare, è vero, Robbo, ma oltre a quello c'ha un... C'è una box molto, molto essenziale, molto scolastica se vuoi, ma però... tecnicissima, sì, tecnica, però a mani pesanti, sì. Comunque è lungo per la divisione. Ma sfruttare... basta che vedi quello che è successo a Chandler, quando Oliveira ha messo giù, ma gli ha dato quel diretto, il colpo che ha messo giù Chandler è stato un diretto, me lo ricordo bene, poi... è stato doppiato con altri colpi, però il diretto che ha preso al mento non è un colpo con cui tutti riescono a mettere KO, perché non è uno dei colpi anche all'interno del movimento del jiu-jitsu stesso, dice Robrea. Certo, stiamo parlando di un signor jiu-jitero, assoluto, ma penso abbia vinto pure un paio di mondiali Oliveira. questo ce lo dice Robby sicuramente. Oliveira, Nike 90 ci chiede Oliveira non praticava molto probabile, sì, perché... però si approccia alle arti marziali con il jiu-jitsu. Oliveira nasce come jiu-jitero, poi fa il... Sì, sicuramente ha fatto poi un'integrazione. Allora, qua vorrei fare un discorso che avevo iniziato a fare l'altra volta, poi non abbiamo continuato, riguardo al fatto che ci sono varie scuole, tra virgolette, di MMA, che possono essere la brasiliana, che c'è una combinazione fra Thai e Jiu-Jitsu, se ci pensi quella statunitense, che è un'integrazione tra Libre e Box, quella europea comunque, che è un'ottima scuola di kick, e mette dentro del judo, mette dentro comunque un po' di pugilato, un po' di lotta, un po' di libera, l'est Europa, che c'ha i passi di fra la greco-romana, che c'è un'espressione di potenza assurda, greco-romana, Thai, Sambo,
interessante perché vedere anche poi come questi stili tra di loro si annullino un pochino. Eh sì, e comunque io non ti posso dire che forse per quanto a me piace il jiu-jitsu, come non ho mai nascosto, io è il match che in questo momento aspetto di più di tutti, Chandler. Sì, scusate, Oliveira Poirier. Proprio, non vedo proprio l'ora di vederlo. Posso colgo un attimo l'occasione per ricordare a chi si è connesso adesso che se volete farci un regalo e regalarci una subscribe sarebbe cosa gradita. E andando avanti con la card, direi abbiamo un altro candidato dopo Volkanovski Ortega a match dell'anno. Allora, pure qua. Piotr Jan con Sandaken e Sandman. Allora, secondo me è il match più bello della card intera. Assolutamente, stiamo parlando di un potenziale fight of the year, senza alcun tipo di dubbio. Poi voglio dire un'altra cosa, questo è stato un altro match che ho letto dei commenti più Imbarazzanti, imbarazzanti, imbarazzanti. barbini, proprio ignoranti. Cioè, Sandaken ha fatto un match di altissimo livello, ha fatto un match migliore rispetto a quello fatto con Tigerilcio. Sandaken, metto i miei 10 centesimi sul Ma tavolo. io ci metto pure 50, ma di che stiamo parlando? Tra quello quanti 26 In anni? un paio d'anni si prende la divisione, si prenderà la divisione. Credo che già adesso, se prende Dillashaw con un camp fatto in una certa maniera, non che lo porti a spasso, però No, anche perché, come potrebbe. mi dicevi giustamente tu, in macchina al ritorno del nostro viaggio da Veneto, Sì, è stato un po' monotematico il nostro ritorno. povero chi è stato Povero con noi in macchina. Francesco. Sandaken già nel match di Ian, che ricordiamo ha Grazie vinto qualche Rob. mondiale nelle colorate. Ok, grazie Rob. Stavamo parlando di Oliveira, ha vinto qualche mondiale. Ok, dicevo Sandaken, io l'ho visto già in forte evoluzione già dal match con Dillash. Sì, ma cioè, adesso stiamo parlando di un assoluto fenomeno. Allora, Punto Dillash è un fenomeno. Ian in primo. questo Ian, ma momento è un mostro. Ian è ingiocabile. In questo momento non si può battere. E lui che è Ingiocabile, arrivato. cioè, non, io spero veramente che Sterling si ritiri. Te lo posso Ma io dire. lo spero per lui anche perché Sterling Esatto, perché non. intanto è odiato dopo quello che ha fatto e dopo quello che sta facendo è odiato. Mandiamo la grip intanto di Ian Sandaken. Sì, la mandiamo perché è una clip che merita tantissimo. Io volevo dire questo a tutte le persone che hanno scritto che Sandaken ha fatto un brutto match, che i colpi erano leggeri, che. Voglio dirvi una cosa, andatevi a pulirvi la bocca per favore, perché questo ragazzo ha accettato questo match in una short notice, si è Contro veramente presentato il mostro della divisione. contro il mostro della divisione al momento e non solo non ha fatto una brutta Che figura, ha roba comunque. fatto un match di altissimo livello, Che è vero che ha roba. messo colpi meno pesanti, ma ha messo comunque più colpi rispetto a Dian Si sono e massacrati. soprattutto ha mostrato Un mento incredibile. E un gioco di cambi e di cambi di direzioni fenomenali, per cui chiunque abbia da dire qualcosa può venire a scriverci alla redazione e vi spieghiamo noi Qua qual è la tentativo di potenza di Zhao. Sandaken. Comunque, Ian è impressionante. Questo uso della guardia, forse il migliore dell'UFC al momento. Sì, allora Guarda come Ian chiude subito è una e. combinazione di potenza, forza. Mento impressionante, studio dell'avversario mostruoso, Che buone perché queste questo si ginocchiate comunque. fa tutti i combattimenti di Ian, il primo round Ian sonda l'avversario, lo Primo studia. round di Ian lo perde, già mette come si dice, già Lo mette in mette in conto. conto di perdere. Non ha intenzione di prendergli le misure. Questa è una tattica usata da molti striker di altissimo Ma livello. infatti ricordiamo che lui è un maestro in Russia. Un gran maestro di Thai. Quindi non stiamo a guardare, non so se Oh, avete visto che quella schivata, movimento. mamma mia. Di colpi ne ha presi tanti, Ian, e non so comunque non so leggeri. Ma infatti tutta la gente, ah, non fa male, non fa male, non fa male perché c'ha davanti un mostro. Per questo, non perché ha messo colpi più Guarda leggeri. quest'altra schivata. Striker di livello assoluto. E no, oltre a questo ha fatto vedere anche una buonissima delle buonissime fasi di lotta difensive quando Sandaken Certo. prova a portarla a terra, però buonissime fasi di E lotta. poi soprattutto ha
Eccola, guardate, guardate qua, questo è uno sprawl bellissimo che già era andato ad attaccare il braccio di Sandhagen, dovesse Sandhagen commettere l'errore in uscita. E stavo dicendo una cosa. Questa è quella da cui ha cambiato definitivamente marcia. Sì. Ah, ecco che cosa stavo dicendo. Ha dimostrato un'altra cosa bellissima, Ian. Un utilizzo delle spinning elbow, esatto, diverso da quello a cui siamo abituati a vedere. Esatto, solitamente il panorama dell'MMA, i razzogomiti, anzi come piace chiamarle a Bob, sono dei colpi usati per counterizzare i tentativi di takedown, mentre Ian ha un utilizzo delle gomitate molto più classico e derivativo dal Muay Thai, quindi o a chiusura di una combinazione o come correttivo di un errore. Nel momento in cui si sbilancia in avanti, sfrutta questo sbilanciamento in avanti per iniziare una rotazione e portare il colpo. Qua Sandhagen, ragazzi, ha dimostrato di avere un cuore e una conoscenza della lotta molto molto alta, perché se non avesse fatto male quello che ha fatto questa lotta di Jan, no, per niente, per niente. Ma diciamo che comunque, come ogni russo, lui un background nel sambo sicuramente ce l'ha, sì. Per cui sa come lottare, sa dove quello che deve fare, non ne fa la sua arma principale. No, perché c'è una Thai di un livello incredibile. Appunto. E comunque, ripeto, Sandhagen... Mentore d'acciaio, eh. Ha preso dei colpi veramente, veramente importanti, tosta. Per cui io... Buono, guarda che hai visto come ha doppiato. Come ha detto giustamente qua, questo è un takedown bellissimo, sì. E questo invece è... Che io non capivo perché in quel modo il frangente sta mollando. Hai visto qua come si è rialzato, guardia alta, boom, bro. Ma anche questo è stato un bellissimo movimento di Sandhagen. Sì. Comunque, si sono veramente gonfiati, non, ecco, si sono risparmiati assolutamente. Qua, come avete visto, la spinning elbow è esattamente usata nel modo in cui vi ha appena spiegato il mio collega. Però, niente da dire. Niente da dire, guardate, un match stupendo. Sì, Rob, un buon tentativo di levare il tallone. Poi, mentre la stavamo vedendo, io e Roberto... Non riuscivo a capire perché si fosse rialzato, poi mi ha spiegato Roberto che probabilmente Sandhagen aveva quella più profonda e ha preferito dasse, come diciamo a Roma. Sì, io penso che siccome si sono attaccati tutti e due contemporaneamente il tallone, si è reso conto il buon Ian che la finalizzazione tentata da Sandhagen era più profonda, più precisa, e quindi ha deciso di cogliere l'attimo e di andarsene. Anche perché voglio ricordare che le leve alle gambe e le leve alle caviglie o le leve al tallone, che in realtà per chi non ne mastica tanto sono questo, leve... Questo è il punto che ha... Questo è proprio il finale del match, sì, sì. Dove si è infiammato, è andato un po'... Hanno voluto dare l'ultima botta di benzina, se si può dire così. Stavo dicendo, la leva al tallone fa del tallone il braccio di leva, ma in realtà poi la finalizzazione va sul ginocchio e o a volte sulla tibia. Per cui anche qua sì, si va incontro a un infortunio importante, che è quella della rottura del crociato. Io non so a questo livello quanto un atleta vuole farsi rompere un crociato. No, io penso che nessun atleta voglia farsi rompere... No, qua c'è il match del pagliaccio. Che cosa? Antagonista, non me ne compiaccio. Pagliaccio di ghiaccio. Dunque, chiudiamo poi con l'ultimo match della card con... The Legendary, ragazzi, Legendary Polish Power, la si è dimenticata. Che come ha detto lui stesso, il Legendary Polish Power. Ma ragazzi, Glover Teixeira. Allora, mamma mia, cioè da fare un piccolo cappello introduttivo. Esatto. Quest'uomo ha una storia personale fantastica. Clamoroso, è arrivato negli Stati Uniti da immigrato in mano a trafficanti. È rimasto negli Stati Uniti da immigrato irregolare per, mi sembra, 8 anni. Combattendo in qualsiasi promotion che non chiedesse documenti, è stato scovato da White, non ha potuto firmare alcun contratto in quanto era un immigrato irregolare. L'unico modo che aveva di correggere questa situazione era tornare e chiedere il perdono, cosa che non è mai arrivata per 5 anni. White, nonostante quello che
si dica ogni tanto dimostra anche lui di avere un cuore, e gli ha promesso che l'avrebbe... Secondo me c'è solo visto di nuovo i soldi, ha detto da questo per fare soldi. Facciamo un po' di favola, dai. Ho una nuova favola un da raccontare. Un po' di cuore umano, Roberto. E, comunque diceva... questo perdono non è mai arrivato finché la moglie di Teixeira non è riuscita a contattare un senatore per portando l'attenzione su questo caso. Teixeira ha continuato a combattere per altri 5 per tutto questo tempo in Brasile, almeno una volta ogni 2-3 mesi per non rimanere inattivo. Sbarca in UFC a 32 anni. Quindi voglio ricordare una cosa importante a tutti quelli che ci stanno ascoltando: il periodo più importante, il suo prime fisico, esatto, lui se l'è bruciato, poraccio. Bruciato no, perché comunque ha continuato a lottare, si è tenuto in forma, ma nel momento in cui lui poteva essere al top della forma fisica non era in UFC. Non era in UFC, tra l'altro in UFC con una divisione dei massimi leggeri che avrebbe potuto dominare in quel momento. Beh, c'era sempre John Jones. Sì, ma Jones è arrivato insieme, bene o male, al periodo che avrebbe dovuto avere. Si sarebbero scontrati sicuramente. Beh, comunque si sono scontrati. Si sono scontrati più tardi. Che Teixeira, se non mi sbaglio, aveva 35-33 anni. No, 34, boh, non mi ricordo. 34-35 anni. Era il giovane e John Jones era nel momento in cui non poteva essere battuto. Era ingiocabile. No. Chissà, sarà ingiocabile anche adesso forse. Guarda, adesso purtroppo la cosa è questa, io lo dico sempre a tutti, io credo fermamente che John Jones sia il GOAT. L'ho detto più volte, non mi nascondo di questo, non mi nascondo nel dirlo. Ma il cambiamento fisico a cui si sta sottoponendo è un cambiamento importante, non so quello quanto che sì, a quanto ne possa giovare, anche perché vuole arrivare a pesare 120 kg, per cui nei massimi leggeri mo ci arriviamo. Questa è una cosa, se Robby la vede, old school. Questa è romantica, questa è veramente un tentativo di sottomissione che ha del romantico, ragazzi. Parlaci di questo. Allora, questa può essere definita una quasi, è molto vicina a una doppia Nelson, okay. È una tecnica che fondamentalmente non va a strangolarti, va a spappolarti le cervicali. È difficile è difficile metterla in questa posizione, perché comunque essendo, ricordiamo, da questa posizione, se parliamo di jiu-jitsu puro, chi sta attaccando è quello che è sotto, non è quello che è sopra. Quindi qua il The Legendary Polish Power ha tanti mezzi per difendersi, ma Teixeira però no, ma più che altro stavo dicendo una cosa sempre riferita a questa finalizzazione, che comunque se arriva e si sorpassa un determinato angolo diventa indifendibile anche da qua, quindi ci si può finire sottomessi. Però non è così che ha vinto. No, non è così che ha vinto, però per tutti i giugiteri questa immagine ha del romantico. Comunque, che bello spot, primo campione, cioè il più anziano campione per la prima volta. Sì, bellissimo. Couture era più anziano quando ha vinto il titolo, però era già solo campione. Io ti dico che sono successe tantissime cose bellissime di contorno a questo match. Sì. Già molto rispetto tra i due. Molto rispetto ai due. Gianche gli va a regalare una birra artigianale polacca per festeggiare il compleanno di Teixeira. Il tuo beniamino Polaska, che nel post match va a fare tantissimi complimenti a Teixeira. Teixeira che gli dice grazie, ma ci vedremo, perché è consapevole che se la dovrà vedere con lui. Bel match Teixeira, però Jaska. Bellissimo match. Sarà un match. Se riesce a resistere alla tempesta dei colpi e portarlo a terra. Allora, se Teixeira. È un uomo che ha fatto il jiu-jitsu la sua vita. Io credo che Teixeira, nella divisione, chiunque porti a terra non è in grado di difenderlo. No. Ma se penso che c'è qualcuno che può tranquillamente difendere i tentativi di takedown nella divisione al momento, escluso John Jones, è Giri. Sono d'accordo. Perché ha un gioco di gambe mostruoso, ha un
ha o non ha una guardia, chissà, non lo riesco ancora a capire, no, questa non ha, cosa. Non ha la guardia. Sì, doppia Nelson e vintage, vedi, non avevo sbagliato, grande Robby, è una doppia Nelson, pensavo di sbagliarmi perché mi ricordavo che la doppia Nelson pura fosse quella da dietro che ti tirano giù, no, però invece anche questa può essere una doppia Nelson. Non frequento, mi dispiace. Comunque, il nostro Nightbot. Ho sbagliato, stavo leggendo un'altra cosa, come se non avessi detto nulla. Colgo l'occasione per ricordarvi che se ci volete regalare una subscribe è cosa gradita. È cosa buona e giusta. Quindi vediamo un po', abbiamo una clip del match? No, mi sa di no, vero? No, mi sa di no, non ho trovato nulla. Ah, però vedi, giusto due parole su quello che succederà la settimana prossima. Dirlo, per forza. Ah, però secondo evento del pay per view. Voglio ricordare solo questo, scusate. Grazie per aver fatto vedere Roberto Rea. Eppure questa per farci due risate. Lasciamo un attimo questa immagine, okay, mentre parliamo del... Giusto per ricordarvi che la prossima settimana ci sarà un secondo evento numerato di fila, cosa più unica che rara nel panorama UFC, UFC 268, che vedrà in scena il ritorno di Kamaru Usman, questa volta contro il suo acerrimo rivale, proprio Cody Covington, citando un altro film, anzi un po' come Red Sox e Boston, no, un po' più come Israele e Palestina. Sì, anche perché poi ricordiamo che politicamente le uscite di Colby Covington non sono un po' così particolari, esatto. Se mettiamola così, c'è il ritorno in gabbia di Namajunas che dovrà difendere il titolo contro la Whaley. Allora, che comunque anche questa non sarà un'impresa facile. C'è il match che vi abbiamo citato prima, ovvero Gaethje contro e Chandler. Parecchi match interessanti. Il ritorno di Olia Quinta nei prelim, signori. Uno dei pochi che riuscì a tenere testa per 5 round a Khabib. Pereira contro Michelidis, questo greco mi piace tantissimo a me. Alex Pereira, il brasiliano folle. Sì. Che no, pare a Pereira. Ah, Michel Pereira, scusa. C'è il ritorno di Shabazzian, cioè Filous. Altro. Ah, c'è pure Bagazdarian, credo che io adoro, armeno e kickboxer di livello altissimo. Allora, mo adesso vi diremo una cosa, non è ancora certa perché stiamo tentando di organizzarla, ma potrebbe essere, cari amici ascoltatori, che la prossima card potremmo commentarla live. Qua, esatto, dobbiamo esatto. Un attimo vedere se riusciamo a programmare questa cosa. Di più per questa live io vorrei avere Roberto Rea qui con noi. Roberto Rea, ti lancio il guanto di sfida, sta a te accettarlo. E se lo farai, la gente del pubblico potrà finalmente dire chi è il più bello, Roberto Rea o Roberto Pulito. Sei sicuro di voler fare questa cosa? Intanto il più forte sappiamo chi è. Lui, è inutile che lo andiamo a dire. È inutile girarci attorno. Forse sul più bello posso ancora batterlo, però okay. Qualche anno io mi devo sbrigare, poi invecchierò tantissimo. Già sto mettendo tanti capelli grigi. Io anche un capello grigio, come potete vedere. Va bene, allora signori, siamo arrivati alla chiusura di questa puntata. Grazie per questa edizione speciale di Halloween. Grazie a tutti per essere stati qua a sentirci. Un ringraziamento speciale va al nostro redattore Giulio Gezzi, all'art director Nicolò Masini e in regia a Mattia Mingione. Grazie a tutti ragazzi, grazie a tutti quelli che sono stati qua a seguirci e che hanno interagito con noi. Vi ricordo che se avete Amazon Prime potete collegare il vostro Amazon al vostro account Twitch e regalarci una subscribe gratuita. Quindi per favore non fate i pesaculo, ma andatelo a fare. Grazie a tutti, guardia chiusa, ci vediamo forse sabato notte, se no lunedì prossimo. Bacione, ciao ragazzi. Buona serata a tutti.